Peraltro lui è uno degli intellettuali che è restato, in questa città, perché c'è tanta gente che poi l'ama, ma sta molto lontano. Allora, io c'ho anche un problema. No. Siamo una città di vulcani, prima ancora che di mare, terra calda che sfoga la sua rabbia, zolfo e gas, lava e roccia. E noi siamo lì, in mezzo a tutto questo, contornati da tutto questo. Popolo viscerale che nei millenni è diventato un tutt'uno con i suoi vulcani, popolo che ribolle con le sue fumarole e le sedimenta allo stesso modo. E il tufo, nome latino, piccolo e corto, che riporta a qualcosa di profondo e spesso antico e cavernoso. Il tufo che è ovunque, in quasi tutti i palazzi, perché difende dal freddo e dall'umidità e mantiene freschi d'estate perché isola. E nei muretti, nei basamenti, nelle scale, nelle chiese e nei monumenti, nei sagrati e negli androni, nei quartieri nobili e in quelli popolari, nelle case aristocratiche e nei bassi. E per lo più giallo, quello nato a causa dell'attività dei campi fregrei. Siamo abituati ad essere circondati e protetti dal tufo, dal rigurgito millenario dei nostri crateri, abituati ai vecchi scantinati giallastri che sembrano portare il peso della storia dentro i loro anfratti, abituati ai pozzi e alle gallerie scavate sotto i nostri piedi che raggiungono le profondità di questa terra così particolare. Siamo figli di una precarietà millenaria che forse è la causa della nostra artetica, purezza millenaria, la smania di andare, fare presto, che si rispecchia nel nostro vivere alla giornata. Il poverismo che è solo un modo di dire carpe diem. Siamo fatti di lava noi, di silice, vetro e scorie. Perciò ci fidiamo di quella montagna, con le gobbe, e ci siamo arrampicati fin sotto i suoi piedi. Perciò ce ne fottiamo che un giorno chissà quando sentirà il bisogno di sprigionare energia che ha tenuto dentro per tutto questo tempo. Ce ne fottiamo e continuiamo ad ammiccare da lontano. Perciò in primavera, in una bella giornata di sole, non porterò gli amici sul lungomare, ma sul vulcano. Li farò sedere a una tavola apparecchiata in mezzo al morto, con i piedi nella terra scura e i grappoli di pomodorini del pendolo appesi alle loro teste. E sorseggeremo un bel bicchiere di vino rosso, puntando lo sguardo sulla vetta, dove cespi solitari di ginestre spargono da sempre l'aria della primavera sull'arida scheda del nostro Vesevo. Allora, questo è il modo potente, secondo me, di raccontare l'energia del vulcano e l'energia della città. Allora, questa è una città energica. Secondo te, da dove viene questa energia, questa forza, questa voglia di non arrendersi mai? Pasolini diceva che era l'ultima città, non città, nel senso che apparteneva ad una strana situazione in cui c'era la tribù era contro la modernità, quindi era anarchica per definizione. Probabilmente siamo... questo potrebbe essere un senso. Sì, sì, ma noi siamo una tribù, tu hai detto non te ne sei andato, però in realtà è un granello che scrive che uscirà domenica, il quale parlo della scuola, però dico perché le, non so se avete letto, ho fatto la classifica delle scuole, sì. Insomma, molte scuole tra le migliori sono in provincia. Allora c'è questa tribù, e poi dico, vorrei tornare, siccome vivo a Piazza Vitelli, nel centro del Vomero, al caos più totale, vorrei cercare di filarmi un po', ma non posso, perché mia moglie, a proposito di tribù, vive tornata da 150 persone e 25 esercizi commerciali aperti, o le viene la pocondria, quindi... Altro, sì. E quindi è proprio da questo, è proprio l'essenza della napoletanità. Il fatto di ci ammastringere, ammastare un gollanate di questo granello.